Ciao a tutti, streghe e stregoni, bentornati in Accademia. Questa sarà una lezione sui rituali di bando. Per iniziare vorrei fare una piccola premessa, anche se in realtà non siamo più nella sezione neofiti, ma siamo nella playlist corso di stregoneria avanzata. Quindi la doverosa premessa che comunque vorrei farvi è che i rituali di bando non stanno nelle cosiddette ritualistiche di magia nera, poiché non andiamo a incanalare la nostra volontà, la nostra energia verso un'azione di vendetta, ma invece verso un'azione di equilibrio, o meglio, riequilibrio. Questo perché quando a volte ci viene fatto un torto, anzi il più delle volte, si crea un vero e proprio squilibrio che continua a riverberare dentro di noi finché in qualche modo non riusciamo a sistemare ciò che è stato. Quindi anche è un discorso non solo di trovare la pace nell'accettazione e nel perdono, ma è un vero e proprio discorso più che altro energetico. Poiché ciò che ci viene tolto con fatica riusciamo a ripristinare. Dunque, i rituali di bando sono prevalentemente rituali di allontanamento. Come dice la parola stessa, significa che se lo trovi necessario per la tua protezione, quindi sempre per un fine che è di luce, allora puoi agire e avere dunque l'assistenza degli dèi in un'azione rituale per ripristinare il tuo equilibrio, la tua barriera energetica naturale di protezione, allontanando dunque ciò che è sbagliato che si trovi nella tua vita, ciò che ti fa male, che ti causa malessere e che quindi ovviamente non è pro della tua crescita. Questo perché, come abbiamo detto tantissime volte, una strega è colei che innanzitutto, riconoscendo il proprio valore, sa erigere le barriere, che non sono qualcosa di maligno, ma anzi sono estrema luce, poiché viene in quel modo dichiarato, anche dichiarata la propria conoscenza del valore che abbiamo. E non è un'imposizione sugli altri, è semplicemente un modo per dimostrare a se stessi che sì, siamo davvero nel cammino perché siamo genitori di noi stessi, nel senso che nessun altro arriverà a noi a portarci ciò che ci è stato tolto o che noi stessi ci siamo tolti, magari con determinati comportamenti non esattamente maturi e apportatori di crescita. Quindi in ogni caso noi dobbiamo diventare nostre guide e nel fare ciò significa che dobbiamo agire in tutte le cose che arrivano nella nostra vita, tutte le cose che noi manifestiamo e che anche gli altri manifestano. Non siamo responsabili di quello che fanno gli altri e neanche del loro percorso, ma del nostro sì. E quando ci viene fatto un torto, possiamo fare qualcosa per noi puntando sulla luce. Quindi puntando sempre sul costruttivo, perché se puntiamo sul distruttivo, quello che riceveremo in ogni caso sarà karma, un'azione distruttiva, parimenti la nostra intenzione e la nostra azione. Quindi sempre agire sul costruttivo. E allora come facciamo? I rituali di bando sono spesso associati, infatti in questo discorso che ho appena fatto c'entra parecchio perché lo sottintendevo, ma ora vi spiego meglio, sono associati anche ai rituali di ritorno. Cosa significa il colpo di ritorno? Che nel mentre ti allontani e però senti che ti è stato fatto un danno talmente grave che da solo non puoi riparare se non agisci nello spirituale. Attivamente. E allora cosa fai? E allora tutta questa energia negativa, questa ferita, questo danno che ti è stato inferto, lo restituisci con luce, cioè con giustizia, non amore e bontà d'animo, no, luce, giustizia. In piena chiarezza di quello che è giusto e quello che è sbagliato. È giusto pensare a te stesso, a te stessa. Ed è sbagliato pensare di poter insegnare all'altro
quello che deve imparare ancora non ti riguarda. Quindi se puoi agire in te, puoi di sicuro definire chi può avvicinarsi a te. E quello che non ti appartiene, in questo caso persino la ferita che ti è stata inferta, quindi si parla di tradimento, quello lo puoi rispedire al mittente ed è tutto contemplato, sottolineo, lo dicono anche benissimo gli angeli maestri, è tutto contemplato nella luce, nella stregoneria di luce che qui in questo canale insegno. Quindi potete andare tranquilli. L'importante è tenere d'occhio tutte le leggi divine che ci sono e mi sto riferendo alle leggi del libero arbitrio, eccetera. Ma qui il libero arbitrio è stato già denigrato, è stato già negato nel momento in cui l'altro vi ha fatto il torto. Perciò si può andare benissimo a riparare per ripristinare quello che effettivamente anche gli angelos lottano ogni giorno, ogni giorno tra virgolette, non è tempo differente, però per ripristinare l'ordine, l'equilibrio del cosmo. Okay? Ed è quello che faremo noi per noi stessi. Ok? È come dire il no. Quando dicevamo in altre lezioni, dire no non è un'azione malvagia. Dire no significa che tu vuoi farmi qualcosa di male, ma io dico no. Perché? Perché io so che valgo e nel mio valore io voglio il meglio. Quindi se io voglio il meglio per me stesso, per me stessa, dico anche quello che tu puoi farmi e quello che non puoi farmi in ogni caso. E se me lo fai, ecco a te, te lo restituisco, ma senza sentimento di vendetta. Nel senso, puntando a se stessi, facendolo per se stessi. Questo non significa che amate l'altro mentre gli fate il colpo di ritorno, che poi vi spiegherò. A fine video vedrete anche la dimostrazione, che ho fatto io. Per farvi vedere, no? Quindi arrivate per favore fino alla fine del video per riuscire bene a capire come si fa e tutto quello che circola attorno ai rituali di bando, anche uniti e associati, come ho detto, ai colpi di ritorno, che si possono fare, ovviamente lo avrete inteso, insieme nello stesso rituale. Due cose insieme in questo caso, ok? Oppure due singole, ma dipende anche dalle situazioni. Se voi non avete bisogno, non sentite la necessità di restituire il male perché lo potete benissimo smaltire da voi, e qua parliamo di quantità di energia di caos, ok? Che se non viene smaltita, non è che vi fa bene, non vi porta alla conoscenza, come alcuni dicono. Il caos non porta alla conoscenza, porta al disordine. Il disordine porta alla confusione, dico le parole stesse, quindi attenzione, facciamo sempre chiarezza. Quello che vi darà caos, dunque, non vi aiuterà. Ma voi potete utilizzare, anzi dovete utilizzare le vostre energie, le vostre emozioni, dunque, disordinate. Perché provandole le immettete nella via di ritorno, nel mezzo che poi sarà spedito di nuovo al mittente di chi vi ha inferto il danno morale, eccetera. Ok? Dunque è molto importante non essere ipocriti in quel senso. Se voi volete agire soltanto nel bene, voi non farete mai giusto per voi. Perché la luce, lo vedete in ogni sfida della vita, basta farci un po' caso, ma è facilmente visibile questa cosa. La vita ti spinge proprio a sbattere la testa sopra le cose e non lo fa con cautela. Ma non perché stranamente ad alcuni la vita vuole male, ma perché gli dèi sono giusti, non sono buoni e teneri. Quindi, se tu impari a agire, a prendere in mano tutte queste cose, a riconoscere come funzionano queste dinamiche e che non ti devi sentire sbagliato se vuoi il meglio per te stesso, se vuoi ripristinare l'equilibrio che ti è stato rovinato, quello è amore, amore per te stesso, volere di nuovo l'ordine delle energie in modo tale che tu semplicemente puoi avere la testa concentrata nella tua vita, godertela ogni singolo istante in presenza, altrimenti la presenza, se continuerai
a accettare che il caos alberghi nella tua vita senza dire no. Non l'avrai mai. Non l'avrai mai. Devi imparare ad essere ribelle, come la vita, stavo dicendo appunto nelle varie sfide che ci propone come occasioni, pretende da noi. Passiamo alla parte pratica. Ci vorranno dunque due candele, una bianca che sarà la rappresentante vostra, della persona appunto da proteggere, e una nera, sempre della stessa dimensione. Io consiglierei quelle come questa, cioè quelle alte, cilindriche, alte. Quella nera, la candela nera, servirà appunto a rappresentare invece la persona che è da bandire e se appunto volete fare i due rituali insieme, quello di bando, di allontanamento e quello appunto di ritorno energetico, appunto la candela nera sarà anche il simbolo, rappresenta quella persona che riceverà tutto quello che ci ha mandato e che ci ha inferto. I rituali si fanno nel segreto, ovviamente quello che vi metterò alla fine è in effetti un rituale vero, già concluso. E pertanto ve lo mostro anche a velocità raddoppiata in modo che in pochissimi minuti abbiate una quadra di quello che vedrete realizzato. È in realtà molto semplice per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare, mentre se non sapete lanciare un incantesimo, non partite da questo perché non ha senso. Vi rimetto qua sopra il link delle lezioni di incantesimi, perché dovrete imparare a sollevare l'energia, a sentirla, perché se non sentite l'energia, come dico sempre, come se fossi una logorroica, non potete poi percepire quanto è abbastanza da poter essere lanciata e rilasciata volontariamente, attivamente, ovvero tutta la questione della pressione, ne ho parlato anche nel video per quanto riguarda il ripasso. Vi metto qui sopra il link perché forse potrebbe esservi utile, visto che in effetti è un grande ripasso. Allora, l'ambiente deve essere solo vostro, non devono esserci interferenze, perciò spegnete cellulari oppure non lo so, mettetelo in modalità che non vi possa chiamare nessuno, che voi non siate contattabili, reperibili da nessuno, perché deve essere un momento di altissima concentrazione. È un momento solo per voi e il vostro rituale. Il resto è come se non esistesse. Questo è fondamentale, perché sarà proprio la qualità anche della concentrazione a veicolare la vostra energia verso la realizzazione del vostro intento. Quindi l'intento non basta, dovete concentrarvi e vivere il processo dell'accrescimento dell'energia nella pressione con la recitazione. L'energia sale, come ho detto, e poi la incanalate negli oggetti. Per esempio, quindi questo serve la purificazione dell'ambiente. Io di solito, ultimamente, avendo cambiato casa di nuovo, li faccio nel mio camino, ok? Perché il camino, secondo me, è proprio un ottimo posto. Perché basta guardare la sua funzione, anche nella sua forma. Bruciando la legna, il fumo sale e viene proprio incanalato naturalmente e buttato fuori verso il cielo. Quindi è proprio come se fosse, non so se vi ricordate quando parlavamo degli scopini, le piccole scope. La forma è la stessa, l'energia sale, viene presa attraverso i piccoli rametti alla base della scopa, fino a entrare appunto nel manico e a rivolgersi verso l'alto o viceversa, come vi avevo detto, si può fare anche al contrario, di capovolgere la scopa e diffonderla in questa maniera verso l'universo. In ogni caso, come dire, la struttura energetica del camino e anche la sua funzione, perché bisogna stare attenti anche, piccola cosa, al come un oggetto, un qualcosa viene di solito
percorso dall'energia, ecco quando io parlo di funzione, perché quindi l'energia in un cammino è abituata a seguire quel percorso anche abbastanza velocemente grazie al fuoco. Ok, l'aria e il fumo salgono velocemente, si dirigono verso l'alto e quindi è proprio perfetto. È come se il cammino fosse un vero e proprio portale per adatto, secondo me, per questi motivi al ricevere come luogo i rituali. Quindi provate, nel caso mi fate sapere cosa ne pensate voi. Mi trovo bene più che altro a utilizzare il camino, quindi potete utilizzarlo anche voi, ma in realtà l'ho fatto io ovunque, anche nel centro di una stanza, non è quello il punto. Come ho detto, anche questa è una cosa molto personale. Sì, è vero, è oggettivo che bisogna stare attenti anche a, come ho detto, le funzioni dei vari strumenti e oggetti che utilizzate, per oggetto intendo il camino in questo caso, però sempre a vostro sentire. Questo è fondamentale. Preparate tutto quanto, preparate le erbe. Le erbe che utilizzo di più sono, per esempio, iniziare a purificare gli ambienti, la menta, la lavanda. Tutte le erbe che vanno bene per la fumigazione, no? La salvia, il rosmarino, vanno tutte bene. Pulite bene da che cosa il vostro ambiente di lavoro? Dai residui di magari rituali precedenti, oppure semplicemente da residui di energie che andrebbero a cozzare con quello che volete fare. Quindi, quando voi iniziate un disegno, partite da un foglio su cui ci sono già scarabocchiate delle cose o prendete un foglio bello pulito, spero la seconda, perché si tratta della stessa cosa, ok? Se magari è più chiaro con questo esempio. Pulite bene il vostro foglio con la fumigazione. Nel mentre procedete in questo modo, dovete entrare voi stessi in una modalità mentale sempre più rilassata e concentrata. L'intenzione si alza verso quello che per voi sarà già iniziato come rituale. Anche la preparazione stessa deve essere percepita come inizio del rituale. Quindi prendete tutto seriamente, non fate le cose ascoltando la musica o parlando con la vostra amica, no. Dopodiché si passerà ad impregnare di olio la candela. Questo si fa sempre, ve l'ho detto, ve l'ho fatto vedere in qualche altro video, forse quello per il rituale di attrazione del denaro. Sì, adesso non ce l'ho qua, ho questa, ma posso farvi vedere con questa in qualche modo. Sempre partendo dal centro verso l'esterno, ecco che tra un po' mi brucio, ho fatto solo con una mano, ma si fa con due, ok, in maniera circolare, a movimenti circolari, si spalma l'olio sulla candela che è stata precedentemente incisa. Io utilizzo persino una penna, stessa cosa, perché la penna? Perché comunque è facilmente utilizzabile, secondo me, quando bisogna incidere il nome, il cognome e la data di nascita della persona in questione sulla candela. Quindi i vostri dati su quella bianca, i dati della persona che è da bandire su quella nera. E poi perché la penna comunque viene usata per scrivere, quindi ha già quella funzione registrata nella sua energia. E poi io la trovo comoda, invece che usare, come alcuni fanno e ho fatto anche io, l'ago. Qualunque cosa di appuntito comunque può essere utilizzato proprio per l'incisione dei dati sulla candela. Anche lì, come tutti gli strumenti rituali, sarebbe bene scegliere, allora, nel caso voi propendeste per anche voi una penna, che voi sceglieste soltanto una penna, quella userete nei rituali, ok? E questo si fa per dare anche un'energia che sia sempre quella e che quindi rinforzi ancora di più l'atto della scrittura, l'atto del incidere la persona nella candela. Lì, quando andate a scrivere e incidere i dati della persona sulla candela, veramente state trasferendo la sua energia agganciandola alla candela. E mentre lo fate, dovete sempre essere consapevoli, sapere
che state facendo questo. Non iniziate un rituale se non siete sicuri di volerlo. Se pensate di cambiare idea, non lo fate, perché non si scherza con l'energia. Ricordiamoci, noi possiamo gestire le varie cose, persino la realtà. Non attuate qualcosa che poi vi pentireste perché è difficile e non sempre si può tornare indietro dopo una modifica della realtà. Quella di bando, quella nera, deve essere oliata, quindi premiata tutta di olio. In questo caso io utilizzo l'olio di iperico perché è buono anche per i rituali esorcistici. Quindi potrete anche comprendere di più come bandire il male in quel caso. I movimenti dovranno essere dal centro verso l'esterno, perché vai a togliere, ok? Dal centro vai a togliere, quindi sempre verso l'esterno. E poi ricominciate, girate la candela e continuate questi movimenti. In quel senso lì, cosa sta succedendo? State dando nuovo movimento dell'energia a quella candela. Quindi nel rituale l'energia saprà ancora meglio come si deve muovere, che a bandire, a togliere sarà quella nera. E invece i movimenti verso l'interno, verso il centro della candela bianca, quando la olirete, con cose più amabili, per esempio addirittura anche olio di lavanda, olio di rosa, olio di gelsomino, anche se utilizzo anche di solito molto di più l'olio di Artemisia, che però ho fatto io perché non l'ho trovato da nessuna parte. Ci sono parecchie cose che potete utilizzare come oli di protezione per la candela bianca, come oli anche di protezione, ma soprattutto di bando ed esorcistici per la candela nera. C'è chi mi direbbe: ma Ambra, l'olio di iperico va bene per entrambi, infatti. Sono io che ho dato quell'input a quella boccettina di olio in quel caso, quindi vostra discrezione utilizzare gli oli. In effetti ha molta più importanza, non tanto che tipo di olio, tra quelli comunque adatti, ok, intendiamoci, quelli di purificazione della persona e della casa. Ok, può anche essere, potete usare benissimo anche l'olio di salvia, potete farvelo nel caso, ok? O l'olio di menta. In quel caso, quello che conta per la candela è il fatto di aver ricevuto il nuovo input del movimento dell'energia. Ok? Questo è importante. E sarebbe meglio appunto che usaste due oli differenti. Appunto, uno a vostra discrezione per la candela bianca e uno per la candela nera. Quando le avrete oliate, potrete iniziare ad accendere la candela nera, perché anche lì per una questione di funzione, perché è proprio il male, in questo caso rappresentato da quella persona, a dover venire meno nella vostra vita. Quindi il primo a consumarsi tra di voi deve essere l'altro. In questo caso l'energia partirà subito verso quella persona, l'energia di bando. Quindi quando iniziate, quando accendete la candela, dovete assolutamente iniziare la formula. La formula, ve l'ho già detto, dovete sceglierla voi. Per rituali di bando, deve proprio venire da voi, quindi parlate nella vostra lingua madre. Ok? Questo è quello che io faccio di solito. Per i rituali di allontanamento è come se fosse un discorso sintetizzato. Ci sono due cose da fare. La prima, spiegare alla divinità tutta la questione. Non pensate che la divinità sa tutto. La divinità non è onnisciente. Ok? La divinità comprende della vostra situazione di più di voi, ma non può sapere come vi sentite se non glielo dite, perché nessuna entità vi può leggere nella mente, nemmeno gli angelos, nemmeno le divinità, ok? Quindi sappiate bene che nei rituali tutti dovrete spiegare bene come vi sentite e quello che volete, e anche il modo, per esempio la qualità della vostra consapevolezza nel farlo, nel richiedere un atto, un'assistenza per un rituale del genere. Dovreste spiegare bene che siete consapevoli di tutto quello che abbiamo detto all'inizio, che non lo fate per punire e basta, ma per una questione di riequilibrio.
Dovete dimostrare che siete maturi e quindi meritevoli di ricevere assistenza da esseri tanto più maturi di voi. Iniziate la formula da voi scelta, che può essere semplice, dopo che avete fatto questa, diciamo, premessa spiegazione, che serve anche ad aprire il vostro cuore, quindi il vostro portale del potere, verso quello che voi volete andare a fare e anche verso l'energia che tutto muove. Iniziate dunque la recitazione della vostra sintetizzata formula e lo dite consapevoli che siete voi a dirigere le cose. Non è una preghiera, per favore, fa che questa persona abbia indietro. No, no, noi siamo streghe, non stiamo pregando come se non avessimo voce in capitolo, come se fossimo degli esseri sottomessi a qualcosa di più grande che non potremmo mai comprendere. Noi non siamo questo, noi siamo streghe e siamo stregoni. Abbiamo il potere e il diritto di cooperare con le divinità per cambiare la realtà e aiutare anche le altre entità a ripristinare l'ordine e l'equilibrio del cosmo, in questo caso della nostra vita. Ok? Perché siamo incarnati e quindi ciò che ci è dovuto e ci è dovuto e che ci riguarda e che possiamo fare è pensare a noi. Lo possiamo fare in tutti i modi possibili, come abbiamo detto. Iniziando la recitazione, ci sarà quella cosa di cui vi ho citato anche prima, dell'innalzamento dell'energia e ok, quindi com'è che si fa? Tu che mi hai fatto questo, con il potere della dea che io rappresento in questo rituale, ti bandisco dalla mia vita, ok? Utilizzate il dito come vi ho spiegato in altre lezioni, che il dito ha la funzione di dirigere, lo utilizziamo sin da bambini proprio per indicare, ok? Infatti si chiama indice tra l'altro, quindi utilizzate tutto ciò che avete come corpo, come emozione, non sopprimete le vostre emozioni, utilizzatele tutte, soprattutto quelle negative, perché se lo scopo del vostro rituale è ridare indietro tutto ciò che vi fa sentire feriti, sarà proprio quella energia che dovrete vivere e ridare. Ricordatevi, come ho detto prima, dovete entrarci dentro nel vostro dolore se volete ridarlo indietro. Quindi ben venga la rabbia, ben venga il senso di giustizia. Se volete un vero rituale di bando, dovete entrare dentro, senza avere dubbi, senza essere spaventati. Spaventati di cosa? Di voi stessi? No! Dopo un bel po' di rituali e di pratica, siamo arrivati a questo punto. Io parlo del fatto che siamo nella playlist corso di stregoneria avanzata. E dunque non ha senso che avete ancora di questi dubbi con voi stessi. Sono nel passato, lasciateli indietro, non devono esserci, non possono esserci se volete realizzato il vostro intento. Quando vi dirigete, anche nella spiegazione all'inizio, nella premessa, guardate a voi stessi, parlate di voi stessi, indicando la candela bianca, cioè anche con lo sguardo, ok? Come se stesse parlando di voi. E allo stesso modo, guardando, quindi rivolgendo lo sguardo verso la candela nera, voi saprete che state, è come se stesse guardando la persona in questione. Se volete un aiuto in più, io vi consiglio anche o di guardarlo dal telefono, cosa che anch'io ho fatto e i rituali mi sono riusciti, ok? Dico l'immagine, la fotografia della persona da bandire. Oppure, o anche nel caso dell'altra due fotografie, magari cartacea è meglio, non c'è bisogno che le bruciate, se volete potete farlo, saranno quindi inviate anch'esse, però mi raccomando, se le volete bruciare alla fine del rituale lo fate e sulle candele corrispondenti. La persona da proteggere, dalla quale allontanare l'altra, le foto piccoline. Tanto per avere presente e guardare quindi negli occhi la loro immagine e quindi concentrarvi ancora meglio in maniera mentale su quelle date persone.
E poi sì, potete bruciarle oppure subito dopo aver finito il rituale potete cancellare le foto dal vostro telefono. Questo video sta diventando un po' troppo lungo, però siamo già arrivati alla fine, perché togliendo tutta la parte del come percepite l'energia al momento in cui sentite che è abbastanza, la recitazione la potete fermare e quindi inviare, come se dopo aver finito l'ultima volta la recitazione della formula, voi vi concedeste dei minuti, anche abbastanza lunghi, di riflessione dove siete unicamente concentrati su tutto ciò che avete dato. In tutto quel tempo che, diciamocelo, questa candela qui di questo tipo ci vuole anche una bella oretta piena, eh? Quindi un'oretta di rituale dove voi dovete stare davanti alla candela finché non è completamente esaurita, perché l'incantesimo sarà veramente spedito al momento del completamento della sua consumazione. Quindi dovete aspettare che finisca di colare e di sfarsi, di consumarsi. Non ve ne andate prima, non pensate ad altro prima, perché altrimenti le vostre energie andranno a disperdersi. Di queste cose, alcune cose che vi ho detto in questa lezione, ve l'avevo già detto anni fa, perché comunque il modus operandi è che se anche tu vuoi fare qualcosa per proteggerti e quindi andare anche a ridare quello che è di male che ti è stato dato a chi te l'ha inviato, un'azione nella negatività, poiché quello è stato il canale dove voi avete ricevuto quell'energia, energia negativa, quindi usate lo stesso canale per inviarlo. Non potete, come dire, inviare, come dicevo prima, amore se voi volete che la persona abbia di nuovo tutto quello che vi ha dato, se vi ha dato male. Utilizzerete un altro percorso, un'altra via, un altro canale che non c'entra niente con quello che vi è stato dato e vi farete male da soli. Quindi siate coerenti, se vi è stato dato male e volete ridarlo indietro, utilizzate il male, ovvero tutta questa negatività per luce, per mia protezione, scopo luce, io te la ridò indietro e tu soffrirai tanto quanto mi hai fatto soffrire. Capite cosa intendo per male? Cioè, male è male. E tutto quello che ci è stato fatto possiamo rispedirlo indietro. Poi sta all'universo, agli dèi, decidere come appunto l'altra persona riceverà indietro tutto quello che vi ha dato. Questo non lo decidete voi, il come. Ma potete appunto abbreviare i tempi con il rituale di ritorno energetico. Bene, finito il rituale, anche nel silenzio, continuate a pensare a tutto quello che avete fatto, che l'avete fatto bene, perché avete seguito tutti i passaggi, siate sicuri di voi. Perché se già l'energia sente che voi non siete sicuri, non avrà quella spinta verso la sua realizzazione, no? Quindi voi dovete essere sicuri, soprattutto quando si parla di maneggiare le energie di un ritorno, addirittura prendere il colpo e riportarlo indietro. Questo cambio di direzione urge, necessita naturalmente di una grande fermezza, per dire blocco e te lo ridò. Ci vuole fermezza. Se hai dubbi, parte di quell'energia continuerà a esistere in te. Ecco perché per fare i rituali del genere occorre una sufficiente conoscenza del tuo modo di operare nella ritualistica, un po' di esperienza. Siate completamente fiduciosi di voi stessi, del vostro modo di operare e del fatto che l'universo vi sente. Dovete solo dargli quel pochissimo tempo che gli serve per spedire il vostro sicuro e giusto intento. Siccome il discorso è molto lungo, adesso vi lascio al video. Se ci sono delle domande, scrivetemi tutto, eh? Io vi rispondo a qualunque vostra questione.
così che vi sia chiaro e che io possa esservi utile nelle mie condivisioni e anche nel condividervi queste lezioni. E noi ci vediamo presto con nuovi video, nuove lezioni dell'arte di Gaia. Ciao!